professore Alessandro Gramenzi è docente di alimentazione animale alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Teramo ed è esperto in nutrizione del cane e del gatto. Quali sono le caratteristiche nutrizionali dei carnivori domestici? Ma le prime caratteristiche peculiari dei carnivori domestici risiede nella classificazione, diciamo, tassonomica. Sono carnivori, che quindi sono animali che si differenziano nutrizionalmente parlando nettamente dagli erbivori e anche dall'uomo, che è il rappresentante insieme al maiale della famiglia degli onnivori. Carnivori però bisogna stare molto attenti, in realtà non è una semplice traduzione di mangiatori di carne, ma i carnivori hanno delle peculiarità digestive che accomunano sia cane che gatto nella digestione delle proteine e dei grassi, ma non è questa la principale differenza rispetto a onnivori e erbivori, ma la principale differenza è che i carnivori digeriscono peggio degli onnivori l'amido, cioè in poche parole la pasta o il pane. Quindi la base dell'alimentazione dei carnivori domestici deve essere costituita da proteine e grassi di origine animale, perché filogeneticamente questi animali sono più vicini alle loro prede e quindi devono approvvigionarsi di alcune materie prime che provengono dal regno animale, senza nulla togliere la possibilità di integrare la dieta dei carnivori anche con materie prime di origine vegetale dall'altissimo valore nutritivo. Peraltro però nell'ambito dei carnivori domestici va fatto un distinguo molto netto tra cane e gatto, laddove il gatto non è un piccolo cane. Ecco professore, approfondiamo questo aspetto. Cosa differenzia il gatto dal cane? Quello che differenzia da un punto di vista nutrizionale il gatto dal cane ce lo ritroviamo in base all'evoluzione di queste due specie. Se noi andiamo indietro di qualche millennio notiamo che l'uomo ha avvicinato il cane quando da cacciatore e quindi competitor del lupo è diventato agricoltore e allevatore, quindi il lupo gli serviva per proteggere gli allevamenti dagli altri predatori e quindi lo ha avvicinato dandogli da mangiare i propri avanzi, e nei propri avanzi c'erano anche i primi residui della panificazione perché l'uomo coltivava i cereali. Quindi il cane da più tempo rispetto al gatto ha cominciato ad abituarsi ad abbinare alla dieta carnivora dei residui di amido di pane. Il gatto invece, l'uomo quando è che l'ha avvicinato? L'ha avvicinato quando doveva difendere i granai dai topi, ma chiaramente l'uomo non si è sognato minimamente di dargli da mangiare, altrimenti l'indole predatoria del gatto l'avrebbe persa. Quindi il gatto è rimasto un carnivoro stretto perché è continuato ad alimentarsi con prede di origine animale, il topo. E quindi le peculiarità degli animali che ci ritroviamo oggi fanno sì che il gatto sia rimasto quello che scientificamente noi chiamiamo carnivoro in senso stretto, cioè è strettamente legato alla dieta carnivora, per peculiarità legata ad alcuni amminoacidi che sono i costituenti delle proteine e alcuni particolari grassi presenti solo nel regno animale. Viceversa, il cane viene classificato come carnivoro opportunista, che è un carnivoro che si è adattato progressivamente alla digestione degli amidi. Thank you.